Ragazzo è stato premiato nel recupero, una gara strana, Ragazzo l'aveva cominciata molto bene, un bel gol fino al primo gol del Siena, no? Poi lì forse qualche leggerezza anche difensiva. Beh, così a caldo difficile la lettura, quello che posso dire è che sicuramente nel momento migliore nostro della gara abbiamo preso un gol sempre per leggerezza, per errori che facciamo noi in uscita. Ma questo ci sta, perché questa è una cosa che chiedo io ai ragazzi, di giocare sempre a pallone a prescindere dall'avversario, a prescindere dal campo, a prescindere da qualsiasi cosa. Il calcio è giocare a pallone, non a lanciare o a buttare il pallone all'insù. È un'idea che non condivido assolutamente, quindi la mia squadra voglio che giochi a calcio, che produca e che produca azioni su azioni. Però come sempre nel calcio chi gioca è sempre più, diciamo, predisposto al contropiede avversario. L'unica arma oggi della squadra avversaria fatta molto bene è il contropiede, lanci lunghi su questi due punti molto veloci e accorciare molto bene con i loro centrocampisti e non ci facciamo ripartire facendo fallo, quindi è una squadra anche intelligente. Abbiamo subito questo, non abbiamo più macinato il nostro gioco come sappiamo fare. Abbiamo subito l'avversario emotivamente, credo che oggi questo punto sia guadagnato a livello emotivo, a livello di autostima, di reazione. La squadra sa che ci sono anche altri tipi di giocate per riuscire a fare gol, l'ha fatto con il subentro di giocatori della panchina, quindi c'è stata una reazione, questo è quello che contava, vedere una squadra che alla fine da un 3-1 siamo riusciti a pareggiarla, tutto qua. E infatti nel secondo tempo l'Arezzo non è andato giù di corda, nel senso ci ha messo la grinta giusta, poi poteva anche finire 3-1, no? Però ha creato le basi per poi trovare il pari. Sì, ha creato le basi perché noi ci imponiamo di giocare a calcio, di fare in modo che l'avversario abbia solo una scelta, quella di difendersi e attaccarci in contropiede, cosa che noi lavoriamo su questo, sul stare alti, sull'essere aggressivi, sul giocare. Chiaro che poi dopo ti trovi squadre che giocano solo in quel modo ed è difficile come lettura poi da vedere. Sono felice per chi è entrato, sono felice per il pareggio, un po' meno perché per i gol che subiamo, perché sono tutti gol per disattenzioni, per cose da ragazzi che voglio che loro migliorino, perché il potenziale di questa squadra è incredibile, loro ancora non lo sanno e sicuramente ci arriveremo. Ecco, la squadra tua che segna anche con diversi giocatori diversi, non c'è al momento, no? Un capocannoniere come Alziere che il 9 Crisci ha fatto 6 gol di oggi, invece tanti giocatori vengono comunque portati al tiro col colpo di testa, no? E quindi in tanti hanno segnato. Io credo ciecamente che tutti possano segnare, soprattutto i nostri principi di gioco, non esiste l'attaccante, esiste chi deve sviluppare profondità quando ha la palla il nostro regista, che può essere il terzino, può essere la mezzala, può essere chi è in possesso di palla è colui che comanda la giocata, quindi per me non interessa chi fa gol. È chiaro che il mio centravanti ci tengo parecchio, nel senso che voglio che faccia doppia cifra, perché questo è l'obiettivo. Grazie a lui, ciao.